Buonasera, ben ti a tassa a Sono 10 vittime. Sfinkumo segnaladis dell'Uvionca investit, attaccante di usnot passade, le smartis in te di Senigallia. L'Aghe che in qualche caccia ieri va fin ai plans plujas, de schiasis, e corcun fadi e facint anch'io più complicatis di operazioni dai socorridors. Il Friulvinegia Giulia l'ha offerti il proprio tutore al presidente di Dion de Smartis, cui la disponibilità. Invia a diversi distaccamenti di volontari di protezione civile. E il bruttimp all ha alla colpi di ignota anche la Nestre Region, in particolare in Talfrioulo orientale. Il Lusinci in plena la chiappa di sorpresa un migrante che a so sotto dal Puinte tra Gardischie e Segrate e all'arrivata resisti ai plena restante brincata un pilon. Un passante l'ha allertato soccorse che lo hanno portato al sicuro l'Age ha invaduto sotterranei se plans basti di diversi. In particolare a Segret, durante le state necessarie l'intervento di protezione civile e vigili dal FUC. Alle Moirte, dopo Miss Licio Damiani, giornalista e critic d'arte. Nasciuto in tal 1935, all'Errestat, autore di diversi volumes sull'arte dal 900 in Friuli e anche di tante monografie e pubblicazioni. All'Erestat, che ha servizi di RAI, collaborando anche con quotidiane e riviste specializzate. In tal gennaio del 2020, Licio Damiani, all'Erestat onorata dal premio Epifania Tracinte, balzò e di ricchezza regionale, artistiche e culturale. I carabinieri di Trieste hanno recuperato una grande quantità di materiale archeologico che rimontano al 10 secolo in In grazie della segnalazione di un'anziana di più di 90 anni, vedue di più di 30 anni, le femmine avevano un'arma in te propria abitazione. Il mobile, la di diversi tempi, ha contenuto personali dall'homme fond, ma anche un tesoro di odiezze e reperti. L'anziana è dunque e ha segnala ad lette tade ai carabinieri un automobilista ai guida di un SUV e di sede, la cirite di Schialac, le macchine e la schialinade che apparte il chistiel di Mugle, restante dopo qualche metro bloccate. Intesso azione alla rovinata di Portons che è al 1600 e alla rovinata anche alla rete elettrica causando un blackout in Calle Verdi. Sul puesta sono intervenuti i carabinieri e la polizia, di là dei sguardi dal fuoco, per dislontanare il miece che era restat bloccate. Una femmina di 95 anni di Villa Piccina, in stato confusionale, si è chiattata davanti dal portone scirato della propria abitazione e ha ceruto di scavalcare il muro sulle cime. E gli è stata notata una depostina di passaggio che ha fermato le femmine e ha alertato i carabinieri. I militas de armi hanno abbonato le femmine e le hanno aiutate alla IU, rimettendole al personale del pronto soccorso che era intanto arrivato sul post. I sindacali di Varsila, Italia, hanno deponuto un ricorso per il fin di 491 posti di vore minacciati e scerate dall'implante di Bagnoli. La misura mira a domandare la sospensione immediata delle procedure di licenziamento perché si lei vizia de, de origine e di produci e fiezze irreparabili. Le aziende finlandese, condotte da grandi manifestazioni che ha portato in place miliardi di persone in Stato non hanno le de sue so decisioni. L'implant. Il presidente del regio Massimiliano Fedriga l'ha interessato il presidente al conseil per domandare intervenze immediate e di emergenze sul fronte dal chiarboletis. I team sasson condute selezioni, bisogna agire da un mantra l'uso di risorsi pubblichi, par continui l'aumento dei pregis ma anche con le cuvierte sul presidio dal gas a livello europeo. Il Presidente del Regione si esprime anche sul fronte dal nucleare. Non sono i contrari, al DIS, ma non è una strada percorribile in curte. All'estate stato approvato il progetto definitivo dai lavori di adeguamento e di riqualificazione dall'ospedale di Glemone per un importo di 3.730.000 euro. La riqualificazione totale dal Tiersplan Plan all'ospedale ha esmirato la creazione di un reparto di riabilitazioni intensive gestito dal Gervasuta di Udine, bondi a di di città, sedi di cardiologia e sedi di neurologia di là di tutti gli spazi gli accessori, tant'è che palestri e locali dedicati a riabilitazione. Il progetto è già presentato il mese di mai, all'estate, dato in virtù dell'aumento dei costi delle materie prime che hanno fatto lassù le spese di 500.000 euro. All'estate screate il di sera a Fogliarie è l'ultimo risultate di ricostruzione post Ramotte, dal 1976. È nasciuto, dopo 46 anni, il Campanile d'Iglesia di San Nicolao, pregiudicato dopo gli schiassati di settembre. Non più ricostruito. A Benedig Newf Chiampanili, all'estate l'arcivescovo di Udin, Andrea Bruno Mazzoccato, insieme al sindaco di Fogliarie, Marco Chiapolino. E parruzzi nota le tutte, saltone saltò nel lunedì sera e Simbri, alle stesse ore. Mandi, e buine serata